Il 103° Giro d'Italia ancora cerca un padrone. Facile prevedere che saranno proprio le montagne valtellinesi, a iniziare dallo Stelvio, a ridisegnare una classifica in vista dell'arrivo domenica pomeriggio a Milano. Domani l'arrivo ai laghi di Cancano in Val di Dentro, prima volta nella storia, e venerdì partenza da Morbegno per la tappa che porterà tutti ad Asti. Davide Cassani, ex ciclista e commentatore TV da gennaio 2014, è il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo. Logico chiedere a lui un parere sulle tappe valtellinesi. Giro d'Italia allo Stelvio, chi meglio di te ce lo può raccontare questa bella salitella? Salitella? È una bella salita da vedere, un po' meno da pedalare, però sì, è una delle tappe simbolo di questo Giro d'Italia, le previsioni sono buone, quindi dovrebbe essere svolta nel modo del tutto regolare la tappa di domani e sarà un bello spettacolo, ne sono certo. Eh sì, si arriva ai laghi di Cancano in Val di Dentro, la prima volta nella storia, la prima volta probabilmente sarà anche l'ultima che si corre così avanti nella stagione. Ma Davide, che Giro d'Italia è questo qua, è il mese di ottobre? Come l'hai visto? Ah sai, del tutto unico, almeno mi auguro, perché sì, è la prima volta che il Giro è stato spostato ad ottobre. È partito molto male. Per sfortune varie abbiamo perso Geraint Thomas, Vlasov, Lopez, abbiamo perso anche Simon Yates per il Covid e sono alla ribalta questi giovani, no? Con Almeida, 22 anni, che è maglia rosa da 2 settimane, con Kelderm che non è giovanissimo ma è una mezza sorpresa, con Hindley, questo australiano che sta andando veramente forte ed è terzo in classifica, e con i nostri che arrancano un po', arrancano quelli di classifica, perché Ulissi e soprattutto Ganna hanno fatto vedere che stanno veramente bene, e per quanto riguarda Ganna è un fenomeno per quanto riguarda le cronometro, le sta dominando tutte. Da lì il soprannome Top Ganna. Esatto, è veramente un Top Gun, sì. Allora, Davide, tu sei... io mi immaginavo questa nuova tappa per tutti i ciclisti, questo nuovo arrivo ai laghi di Cancano. Tu l'hai già provato, per esempio, la salita dei laghi di Cancano in bicicletta? L'hai già fatta? Certo che l'ho fatta. L'ho fatta la prima volta 10 anni fa. Sono arrivato su ed è una salita molto bella, impegnativa, suggestiva quando si arriva in cima con quelle gallerie, no? Scavate nella roccia. Ed è veramente uno spettacolo molto molto bello. E soprattutto dopo aver affrontato una salita come lo Stelvio, anche i laghi di Cancano potrebbero far molto molto male.